perché lui è lui. 43 semplici. Ciao a tutti ragazzi, sono Luke e benvenuti in questo nuovo episodio della Extremos Brivisbrack. Oggi, signori miei, non metto la web perché ho in mente un cavolo, nel senso, voi mettete pollice in su comunque lo stesso, né? Però dovete dirmi se capito? Cioè, nel senso, oggi voglio fare un video senza web, dicevo appunto. Però ragazzi, voglio allora, non perdere tempo con la web, con facce stronzate varie, ma lavorare tanto, perché voglio finire questa facciata in questo video, o perlomeno arrivare a un grosso buon bel punto. Siete contenti? Siete favorevoli di questa cosa che ho detto poc'anzi? Avete capisciuto? Allora, già sto rischiando perché una caduta da qua io sarei ai morto. E sapete che ho paura, devo tenere cliccato il tasto shift. Molti mi hanno detto: Luke, metti una qualcosa pesante sul tasto shift così non lo molli mai. Ho capito, raga. Ma se non mollo mai il vedi qua, io devo saltare. Devo mollarlo comunque. Madonna, c'è una paura. Madonna, se c'è una paura. Sapete che faccio? Madonna, anche sotto devo fare. Ma proprio questa facciata aperta. Ma è tutta aperta sta facciata. Ma ditelo prima allora. No, vabbè. Quanta roba c'ho? Vediamo un po' quanti riesco a fare. Ma non c'ho nulla. C'ho due stack. Tre stack. C'ho qua. Non c'ho le cose staccate. Allora, cerchiamo di fare prima la base. Almeno siamo abbasati. E possiamo dire che abbiamo appunto una base. Dove iniziare a coniugare e a sacrificare soprattutto la fatica, la speranza e l'impegno sottostanti in questa fragranza, no? Perché uno può immaginare e dedurre, ma non puoi capire e coinvolgere. È un detto antico francese. Allora, io dovrei, ragazzi, alle 15 caricare spore. Però non posso, perché vi caricherò al posto di spore. Oggi alle 15 caricherò spore. Spero non ve la prendiate e spero vi piacerà comunque. Stanno gridando sotto casa mia, ragazzi, tranquilli, qualche vecchietta che si picchia. Allora, togliamo questi qua che sono in eccesso nel cesso. Però qua io non ho più scavato poi. Però è un pezzettino. Pensandoci bene, è un pezzettino. Mettiamo le torce. E usiamo il detto antico. Perfetto. Perfetto. Ho messo le torce per un cazzo. Ma va a cacare, va. Va a cacare, va. Qua ci vanno le torce. Sono pirla. Sono coglione forte, va. Ma se salgo? E le ora togliere da sopra? Che sono un po' alquanto fastidiose queste cose. Che ne dicete? Sì. Sono un po' alquanto fastidiose queste cose. Però è altissimo. Però mi sa che ho fatto una cagata. Ho fatto una cagata veramente. Ho fatto una cagata. Cioè, non è che ho fatto una cagata e dovete sentire la puzza. Ho fatto una cagata nel senso che ho sbagliato. Ma dove arrivo di qua? Ma sono uscito. Ho sforato. Mi sa che ho sforato, sì. Sì che ho sforato. E mo come vado di là io? Mi metto qua. No! Sono pirla. Quanto sono coglione. Vai, sali giù. E mo? Sono pirla, forte. Ma forte, Ma non quel pirli normale, i pirli. Voi non so se li conoscete. Sono tutti amici di Pirlo, però sono più pirli. Allora, di qua dovrei essere a cavallo con le acciughe. Ora vediamo se ci sono anche le cozze, ma non dovrebbero esserci. Possiamo scendere. Allora andiamo indietro. Tanto tutta roba da raccogliere questa, perché mi servirà. Però lì non ci arrivo adesso. Porca loggia. Vabbè, allora sono scemo. Almeno ci arrivo. Allora, quanto è alto? Vabbè, ok. Diciamo che sto combinando un patatrack, ma qualcosa abbiamo fatto. Abbiamo almeno aperto, dai. Abbiamo almeno aperto. Mi sta finendo il paccone e la paca. La pala. Dobbiamo stare attenti, Dobbiamo fungere molta attenzione. Senti che dico, mi sono rotto il cacchio. Vado avanti, sì. Vado avanti. E io che oggi, in belle, per non dire imbecille, perché l'imbecille è in belle, volevo finire una facciata. Col cacchio. Guardate quanti imprevisti si accumulano. Anche se di qua, bene o male, è già precostruita. Perché è prefabbricato. L'ho comprata all'IKEA sta parte, ragazzi. Vedete che è già precostruita. Mancano qualche pezzo, come al solito. Dobbiamo scavare così. E cade la sabbia. Sono troppo intelligente oggi. Cioè, manco un batuffolo di lana mi batte oggi.
se io lasciassi così, io lasciassi così. Eh no, perché tanto poi devo toglierla comunque. Niente, sono pirla forte oggi. Ragazzi, intanto chiedo venia del video scorso che non si sentiva l'audio di gioco, ma non è che è qualche bug strano, l'ho tagliato io e non l'ho fatto apposta. Pensa quanto sono pirla. Pensate se lo facevo apposta. Vabbè, no, io non sto più un cazzo di sta parte. Allora, mi sto leggermente rincoglionendo. Allora, io lascio qua, perché tanto è una grotta che nasce in una grotta. Allora, lascio lì. Vedete, qua è precostruita, per cui va bene, devo solamente seguire, perseguitare queste linee in questo modo. Qua ci aggiungo il cubo mancante. Vedete che sono pezzi dell'IKEA. C'è qualcuno che tossisce, ragazzi, il cane, tranquilli. Ok, ok, siamo a cavallo. Sta arrivando la notte. Siamo a cavallo, raga. Ho visto le salse di tonno. Allora, andiamo di qua. Questo è un pezzo di ghiaccio, di sabbia. Questo è sabbia. Questa non è sabbia. Questa è sabbia. Questa è sabbia. Questa è sabbia. Questa non è sabbia. Questa è sabbia. Beh, raga, dai, siamo a cavallo. Guardate, mettiamo solamente i pezzi mancanti. Cioè, sembrava peggio. Questa è sabbia. Sembrava molto peggio. Che ne dite? Il titolo a questo video sarà sembrava molto peggio. Che bel titolo. Cioè, quasi quasi carico il titolo e basta, senza il video. Talmente bello. Cazzo ridi. Guardate, guardate poi come viaggia da solo ormai. Ormai poi quando prende forma viaggia da solo. Allora, ho paura. Sento camminare. No, ma credo siano qua dentro comunque. Non posso dormire. No, perché c'è Nerby vicino, vicino. Nerby è un mob. Un mob nuovo. Vi ho spiegato una volta. Andiamo più su, Nerby non dovrebbe più esserci, infatti. Vai. Nerby si è allontanato. Possiamo dormire e continuare, perseguire, perseguitare sotto. Ragazzi, mi è arrivato un commento da un utente, da uno di voi, che, allora, non lo farò, però è un commento, ragazzi, intelligente, mi ha fottuto. Mi ha detto: Luke, la sfida consiste nel non tagliare neanche un pezzettino, ma nessuno ti vieta di non velocizzare. Ragazzi, un applauso. Un plauso a questo fanciullo. Perché in realtà io potrei velocizzare e fare 4 episodi in uno, per esempio. Non lo farò, perché credo che sia sottinteso, no? Non tagliare, non velocizzare, la sfida è sfida. Credo. Cioè, era sottinteso. Cioè, avete capito, no? Non avete capito. Allora siete dei pesci lessi, se non avete capito, comunque. Vai, allora. Guardate, ragazzi, guardate, siamo a cavallo. Ora, da qua in poi è tutto liscio come l'olio. Vi faccio vedere perché. A parte c'è la rotella rotta. L'ho già detto in un live di Counter Strike. Guardate. C'è la rotella che va cacchi suoi. Quando switcho da WP a altre armi senza usare la Q, a volte mi switch, a volte no. Ok. Raga, guardate, liscio come l'olio, guarda solo. Cioè, potrei mettere dei comandi al mouse automatici e lui era solo, guardate. Ecco. Poi qua però il mouse non fa più un cazzo. Cioè, vedreste il mouse fare così. Guardate. Vedi che cazzo, cioè, cosa con non c'entra niente, né? Allora, conti, ho detto già 30 volte all'ora. Vedete che oggi sono tante ore. Avete messo pollice in su già? Hashtag io ho messo pollice in su. Vai. Poi vengo a controllare canale per canale e vado a vedere nei vostri feed se c'è il pollice in su al video. E vi insulto se non l'avete messo. Non mi credi? Prova. Prova. Metti pollice in su e vengo a controllare. Vai. Allora, no, allora non lo più dire. Allora. Vedete, qua è la parte più rompiscatole. Perché io. Ma cosa ho fatto? Raga, può sembrare una cazzata quello che sto dicendo, ma sembra che siamo a un buon punto. Siamo a un buon punto. O sbaglio? Raga, non so se è una cagata quello che sto dicendo, ma dovremmo essere a buon punto. Perché guardate, qua è fatto. Devo semplicemente aggiungere ciò che manca. Vedete? E poi via come l'olio. Via come una libellula. Guardate che belli che sono. Quelli vanno alla riunione. Peccato che c'è la strada bloccata. E non possono andarci. Arriveranno tardi, poveretti. Vabbè, cacchi loro. Ah, molti hanno anche detto: Luke, inizia a mettere delle torce, perché sennò lì dentro troverai il mondo. Avete ragione. Ed è quella la cosa figa. Finita la piramide, entrarci. Quella è la seconda sfida, guarda.
Una bella sfida. Non vedo l'ora di ridere, guarda. Sto ridendo già, non vedete. Oh! Chi ha fatto quel buco? Mi sono leggermente, forse anche un po' tanto, cagato sotto. Ora non so se tramite il microfono voi riusciate a sentire un po' di puzza, ma io mi sono cagato letteralmente sotto. E quando uno dice letteralmente, vuol dire alla lettera, proprio alla lettera, cacato sotto. Che cosa? Ci siamo cacati sotto io e Luke. Che cosa? Ci siamo cacati sotto. Vabbè, basta. Andiamo avanti, ragazzi, altra linea, altra corsa. Guardate che uso il teletrasporto. Fium! Ho finito la tendata. Ho finito tutto. Tanto ragazzi, nei commenti, che mi raccontate? Che mi raccontate? Se mi sentite la voce un po' raschia, è perché mi sono svegliato da poco. Ho fatto colazione, ho dato da mangiare a Cipe Pepo, li ho coccolati un po'. Adesso sono di là nella cuccia, che si guardano, pomiciano. Ah, è vero, devo raccontarvi la storia di Cipe Pepo. Vabbè, in un altro episodio, ragazzi, no, questo è quasi finito. Cioè, comincio, lo lascerei a metà. O no, o sbaglio, che ne dite? Allora, questo è da togliere. Quello da togliere. Questa è sabbia. E guardate, qua è precostruito. Guardate, guardate che figata. Guardate che figata. Addirittura potrei anche non fare avanti e indietro e fare un pezzo alla volta. Ma sì, facciamo avanti e indietro. Tanto mancano poche righe, credo, spero. Beh, poi manca tutta la parte sopra. Però beh, la parte sopra manca semplicemente la parte centrale, la finestra centrale. Sono tre piani che mancano. Questo è il primo piano, poi c'è il secondo. E se notate sopra c'è un altro piano. Sopra sopra. Eh? Non manca tanto, ragazzi, eh. Non manca tanto. Mamma mia. Mamma mia. Questa è sabbia. Mamma mia. Chissà veramente quanti cubi ho usato. Li conterei uno a uno, guarda. Una prossima sfida. Contare a uno i blocchi usati nella piramide. Mamma mia, che sfida. Io la farei. Senza tagliare nulla, logicamente. Dal primo all'ultimo cubo. Lo facciamo, ragazzi. La sfida. La post sfida. No, la... La post sfida. La contro sfida. La sfida nella sfida. La sfidaggine. E magari nel frattempo io e Chip che ti diciamo altri numeri sotto. Tutto conti 1, 2, 9, 18, 41, 70, 11. Va bene. La volete, ragazzi, la post sfida della sfida, dopo la sfida? Vediamo fin dove arrivi. Le scommesse. Fino a che numero arrivi prima di... Cioè, io devo contare tutti i blocchi di questa piramide da un angolo all'altro angolo, ossia tutti i blocchi, con Cipe Pepo che sottofondo mi dicono altri numeri facendomi confondere. Raga, è una sfida della Madonna. Cioè, oh, chiedigli se la vogliono. C'è una sfida. La volete? Scrivete nei commenti se la volete. Ragazzi, io veramente quasi quasi ho quasi finito questa piramide. Peccato che cacchio ci manca l'argilla qua. È finita, non è più. Devo andare a raccogliere. Porca logia, ci manca poco. Poco è una parolona grossa. Però ci manca, dai, ci manca poco. Andiamo nella nostra caverna a raccogliere altra sandstone. Che è questa qua. Oh cacchio. Ci sono amici. Aga gaga. Sono in tre però. Adesso va bene tutto. No. Madonna. Vai. Cioè, basta far esplodere un clipper e abbiamo fatto strike. Che figata. Questa è sì che è una figata, amici. Amici, questa è una figata. Quando devo rompere. Questa è una figata, devo mettere qualche torcia, mi sa, eh. Che ne dite? Raccogliamo altra ambaradam. Speriamo di raccogliere un bel po', almeno 5-6 stack. Vediamo un po' quanti ne facciamo. E con un occhio, raga, io scavo tenendo sott'occhio il piccone. Perché sennò, se termino il piccone, sono pirla. Ho una paura. Ho una paura per il piccone. Ho una paura per il piccone. Vabbè, ce n'è ancora, eh. Se ce n'è ancora. Riesco veramente a riempire l'inventario, mi sa. Oh, ho trovato un buco, meno male. Uno spiraglio di luce ogni tanto, eh. Buongiorno, luce. Come va? Da quant'è che non vedevo la luce in questa caverna? Da quanto? Mamma mia. Da adesso. Ok, quanti vi ha raccolti? Ah beh, avevo detto 4-5 stack, ragazzi, eh. Guardate. Io realmente ho riempito l'inventario, mi sa. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Ho realmente quasi riempito l'inventario, eh. Facciamo il giro per raccogliere tutta l'avanzatura. Qua un altro stack da raccogliere. C'è un altro stack da raccogliere. Vai. Sto anche leggermente morendo di fame.
Vai, quanto mi ha fatto? Mezzo stacco. Pensavo fosse di più. Ho finito il cibo. E questo potrebbe essere un problemino. Il cibo mancante. Questo potrebbe essere un grosso problemino. Perché devo andarmelo a prendere. Sì. Però andiamo nel prossimo episodio a prendere il cibo, raga. Voglio completare almeno un paio di righe, dai. Giusto per dire, cacchio, ho finito un paio di righe. Allora, andiamo qua. Ora qua, io, ecco, così sono sicurissimo qua. Vedete? Ho il guard rail. Così non cado. Madonna! Stavo cadendo. Devo stare molto attenta, devo stare molta attenzione, perché stavo per cadere. Allora, l'ultima riga. L'ultima riga, ragazzi. L'ultima riga, poi chiudo il buco. Il buco. Chiudo il video. Il buco. Vai, l'ultima riga e chiudo il buco, raga. E chiudo il video. Vai. Siete pronti? Lo chiudo all'improvviso, Lo chiudo, lo sto per chiudere. Aspettate ancora un po'. Sto per chiudere il video, raga. Sto per chiudere il video. No, da un'altra riga. Vai. Dopo di questa realmente chiudo il video. Per cui, ragazzi, inizio a salutare. Grazie a tutti che ci seguite. Un bacione, un abbraccio. Dopo di questo video, questa riga, io chiuderò il video istantemente. Eccomi, un'altra riga, dai, un'altra. Giusto perché ho preso il ritmo, Dai, ancora due righe, due. Dai, due righe. Questa è una. È la prima delle due. Questa è la prima delle due. Attenzione. La seconda delle due. La seconda riga delle due. La seconda riga delle due, signori. Guardatela. Guardate quanto è affascinante. La seconda riga delle due. Vorreste comprare la seconda riga delle due? 5 euro. Un servizio di pentola in omaggio. Eccola qua. La prima della seconda riga. La prima della seconda fase delle seconde righe, raga. Guardate. La prima della seconda fase. Mamma mia. Guardate la seconda della prima fase. La prima fase della seconda. Eccola la seconda della seconda fase. Eccola la seconda della seconda fase. Mamma mia, guardatela. Guardatela in tutto il suo splendore. Che poi una cosa importante: le fasi molte volte nell'elettricità sono due, ma possono essere anche tre. Sono, possono essere anche tre fasi, signori. Mettiamo caso c'è un, come ne so, un commutatore. Lì sono quattro fasi. Possiamo fare altre tre righe. Vai, tre righe. Questa è la prima, poi c'è la seconda delle tre fasi. Dai signori, andiamo. Guardate qui. Assieme alle fasi aggiungo una bicicletta col cambio dello sciacallo, col cambio dello sciamano. Vai. 12 marce. 12 marce. E 12 marce equivalgono a 12 righe, signori. 5 euro. Solo 5 euro la cassa, signori. Guardate qua tutto lo splendore. Oh, eccolo qui. Altra cassa, altro giro, altra corsa. Guardate qui. Guardate qui come viaggia liscio come l'olio. Guardate signori, io li acquisterei ben due. Vai, andiamo al secondo piano. Perché prima si parlava di un piano. Prima della terminatura del video. Siamo al secondo piano. Sempre più su, verso il cielo, verso la gloria, signori. Andiamo, accompagnate quest'opera d'arte tutti insieme, appassionati. Vi voglio tutti in piedi davanti il monitor in questo momento. Tutti con le mani verso il cielo ad onorare questa opera d'arte, signori. Tutti, vorrei anche una vostra foto con le mani rivolte verso l'alto davanti al monitor e mandarmela su Facebook, signori. Guardate, questa è roba da non perdere. È roba viva, seria. È roba che capiterà solo una volta in questi video, signori. Non perdere, non fatevi sfuggire l'occasione, amici. Madonna, sono stancato, però quasi finito, signori. No, veramente, raga, facendo il pirla del coglione, oltre a beccarmi gli insulti, ho quasi finito. Siamo a 18 minuti di video, ho quasi finito. Magari prima di 20 minuti riesco. La sfida nella sfida. Prima di 20 minuti, vai, veloce, No, ma ho finito gli stack, per cui è impossibile. Dai, che sfigola, non ce la posso fare. Non ce la posso fare. No, non ce la farei mai. Non ce la farei mai, perché? Perché lui è lui. 43 semplici. No, raga, manca 1 minuto e 10 secondi. Non ce la... Madonna, non ce la farei mai. Però possiamo prolungare il video di 2 minuti. Dai, a 22 lo finisco. Ok, siete contenti, raga? Un pollice in su per i 22 minuti. E un hashtag Luke, sono arrivato fino a questo punto. Perché magari molti di voi hanno chiuso il video prima, quando ho fatto i saluti. Magari arrivate alla fine, l'output non lo voglio sentire, allora me ne vado. GG, ciao ciao, grazie, blibli. Per cui hashtag sono arrivato fino alla fine, Luke. Che ne dite? Devo fare veloce, ragazzi, a 22 minuti chiudo il video. Siamo a 19:19. Mamma mia. Dai, veloce. Torcia. Veloce, devo raccogliere tutto. Dai, luce. Spirello di luce. È entrata la luce.
Ok. Quanto siamo? Baruscia, quanti tanti? Quanti tanti? Fammi entrare fuori. Dai, che non c'ho tempo! La sfida nella sfida. Mamma mia. Dai, 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 raccogli qua. Raccogli qua. A quanti siamo? 6 stack. Li ho contati velocemente, ragazzi. No, devo pure dormire. Non dormo. Non dormo. La sfida nella sfida è sfida. È sfida. È partita la sfida nella sfida, sfida. Vai, non posso. Un Enderman. Madonna, lo scheletro fa paura. Perché lo scheletro con le frecce ti spinge su in giù. Però se vado su, mi spinge su. Senza farmi vedere, lo devo buttare giù. Vediamo un po'. Vai. Madonna, che critico. Che critico, signori. Vai, vai, sto andando, sto salendo verso la gloria. Che è una mia amica, la conosco da tanti anni. Vai, vai, la sfida nella sfida. Mancano esattamente 1 minuto e 40 secondi. Mamma mia, 1 minuto e 40 secondi. Veloce, Luke. Veloce, Luke. Veloce, Luke. Veloce. Vai, 1 minuto e 40 secondi. 1 minuto e 40 secondi. 1 minuto. 1 minuto. 1 minuto. 1 minuto. Ma sono finito. Raga, manca poco. 1 minuto. Manca poco. Quanto manca? 15 secondi. Togliti dal cacchio! 15 secondi. Vai! Vai! Ce la posso fare! 10 secondi! 10 secondi! La posso fare! La posso fare! 10 secondi! 10 secondi! Stacchi in mano! 5, 4, 3, 2, 1. Facciamo un altro minuto, dai! La sfida è una sfida, signori! La sfida è una sfida! Finito! Ho finito! Con 4 secondi di ritardo. Raga, ho completato la sfida.